signori, è tornata la YouTuber League, ma no, non siete ancora pronti. Lazio! Forza Lazio! Forza Juve! Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questa seconda stagione della YouTuber League, il primo campionato di YouTube Italia. Lo scorso anno ci siamo divertiti da settembre, anzi da fine agosto fino a fine giugno. Insomma, abbiamo coperto tutta la stagione con tanti eventi, con la Lazio che alla fine ha trionfato nelle immagini che stiamo rivedendo grazie alla nostra regia composta da me, ma anche da Carletto, che saluto. Ciao Carletto. Insomma, siamo tornati e francamente non vedevo l'ora, dopo un'estate in cui c'è stata la YouTuber Summer Cup e ci siamo divertiti. Però ci è mancato il competere all'interno di questo torneo qui, della nostra YouTuber League, che rispetto alla prima stagione ha tante novità che piano piano scopriremo. Intanto vi ricordo il regolamento, la struttura, come già anticipato nel video dei sorteggi che vi lascio qui nelle schede, che è fondamentale per capire come sono stati composti i gironi almeno per la fase d'andata. Oltre al fatto che non ci saranno gironi di nord e sud, ma verranno risorteggiati prima della fase di ritorno, la cosa importantissima è che nel caso in cui una squadra come la Juventus lo scorso anno dovesse vincere la finale d'andata e la finale di ritorno, non si disputerà la finalissima, che poi è stata la partita che ha permesso alla Lazio di trionfare e di essere detentrice di questa competizione. Ma era giusto così, era il regolamento. Quest'anno c'è questa variazione e ve la comunichiamo da subito, perché abbiamo deciso di ascoltare voi che siete parte fondamentale di questa competizione e non vi era piaciuta tanto quella regola, quindi sostanzialmente l'abbiamo cambiata pensando che potesse essere più giusto, più meritocratico fare in quest'altro modo. Ma ovviamente avremo modo per approfondire questo tema, per fare un post partita di ogni evento della nostra YouTuber League con un nuovo format che partirà, perché inizieremo un percorso in live. Saremo live su Twitch una volta a settimana e ve lo comunicheremo su Instagram, quindi seguiteci. Il canale si chiama The Corner YouTuber League, e poi sul mio canale qui su YouTube, per chi non potrà assistere alla diretta o si perderà per qualche motivo quello che ci diremo, le discussioni, gli approfondimenti, troverete degli estratti proprio qui sul canale. E quindi insomma non vi potete perdere nulla, perché non hai convocato questo, perché hai convocato quell'altro, perché l'hai giocato a Roma e non a Torino. Tutto su The Corner con Ivan Grieco, che condurrà questo nuovo contenuto. Ora signori, cominciamo a pensare per davvero a Lazio-Juventus. E francamente, visto che mi sento solo anche quest'anno, non posso che chiamare accanto a me Lasagna. Ciao Fede, ma ti stavi dimenticando di me? Mai, anzi, mai. Dammi una mano, che ho parlato talmente tanto che adesso guarda, io ti abbandono, lascio a te. Vabbè, ma quindi Fede, dimmi, ti sono mancata più io o la YouTuber League? Questa è una domanda importante. Questa è una domanda molto importante. Sto sudando freddo, anche caldo, perché effettivamente non so che rispondere. Mi siete mancate tutte e due nello stesso modo. Dai, mettiamola così, perché tu hai reso la YouTuber League migliore. Grazie. Ma la YouTuber League è un torneo. Comunque, no, cioè, certamente non mi metto all'altezza della YouTuber League. Però sono carico. Anche io molto. Ti vedo. Molto, moltissimo. Allora, cominciamo a parlare di Lazio-Juve. Esatto, parliamo di Lazio-Juve. Rivediamo per un'altra volta la finalissima, che appunto questa partita è la terza volta che si gioca, la terza volta sempre su questo campo. È vero, è vero. Però questa volta io ti dico che secondo me la Juve sarà protagonista, nonostante la Lazio abbia... L'hai detto anche in finalissima, io sono preoccupatissimo. Ma perché quest'anno la Juve ha un po' di cambi, un po' di... È vero, entry, la Lazio è la stessa. Io invece, direi che, esatto, sarà un punto di forza secondo te questa cosa? Ma io ti faccio un assist. Puoi chiederlo al mister della Lazio che ascolteremo dopo. Però hai ragione sulla Juve, ci sono un sacco di nuovi innesti. Tipo, per esempio, abbiamo un nuovo portiere, abbiamo Instakeeper, non abbiamo per esempio più Fene, oppure Fratino, che è andato a giocare nell'Inter, perché è sempre stato un tifoso dell'Inter. E al posto suo abbiamo Jay Pata, anche se oggi purtroppo non è potuto venire perché... È vero, è già una prima assenza, però sostituito a dovere, perché c'è Zaccagni, che oggi giocherà al suo posto, ovviamente il sostituto ufficiale, quindi Jay Pata e Zaccagni insieme non li vedremo. Jay Pata, che per ironia della sorte esordirà con la Juve nel derby d'Italia contro la sua ex squadra, incredibile. Ma di questo e molto altro ne parleremo sicuramente su The Corner. Esatto, esatto. Io per ora me ne vado e vado a cercare qualcuno a cui fare qualche domanda, per mettili esempio in difficoltà, certo, mi raccomando, come sempre. Io intanto, mentre lei va a cercare qualcuno, vi ricordo di iscrivervi al canale, che è sempre importantissimo per supportarci, per non perdervi qualche strada
tratto di The Corner, che come vi anticipavo sarà presente anche sul canale, quindi approfondiremo qualsiasi tipo di tema, e poi soprattutto per non perdervi le prossime partite della YouTuber League, perché il 19 ottobre a partire dalle 15 saremo al Cimiano Calcio a Milano per Milan-Roma, la prima giornata del gruppo B e quindi la seconda partita di questa nuova edizione della YouTuber League. Detto questo, prima di partire, permettetemi di ringraziare lo sponsor di questo video, che è Revolut, ovvero una banca digitale che ti permette di aprire un conto gratuito in 5 minuti, offrendo servizi pazzeschi ad oltre 30 milioni di persone. E se mi ascoltate qualche secondo, vi spiego anche come ottenere 20 euro. Io già la utilizzo e per tantissimi motivi. Intanto, quando vado all'estero, Revolut mi permette di prenotare gli hotel con un comodo cashback del 10%. E poi, in generale, per me è comodissima anche per le spese di tutti i giorni, perché posso accedere a sconti esclusivi fino al 30% sui migliori brand presenti sul mercato. Ma la comodità è valida anche per la gestione di tutti i miei abbonamenti, da Netflix a Spotify, perché Revolut mi ricorda di tutte le scadenze dei periodi di prova e mi invia notifiche per avvisarmi dei mancati pagamenti programmati. Poi metti che ti offrono una cena e devi restituire i soldi ai tuoi amici, puoi farlo tranquillamente con Revolut senza commissioni aggiuntive. E posso addirittura personalizzare la carta stessa. Io per esempio ho scelto questa versione metal, davvero elegante, un po' come me insomma, dai, diciamocelo. Ah, e se vi state chiedendo e i 20 euro? Beh, vi basta passare in descrizione, scaricare gratuitamente l'app e attivare il vostro conto. Poi otterrete direttamente 20 euro bonus. Tranquilli, offre Federico Marconi. Siamo qui con Varmo, che si presenta quest'anno come la punta su cui la squadra fa più riferimento. Come ti senti? Beh, carico, perché veniamo da una finale vinta. La gente ha delle aspettative nei nostri confronti che dobbiamo rispettare, quindi sarà veramente una bella partita. Luca Campolunghi, cos'è tutto questo fiatore? Siamo già a fine partita? Siamo al riscaldamento, mi stanno facendo fare scatti, cambi di direzione. Io sono ingrassato 10 kg dall'ultima YouTuber League. Calma. Ma appunto vediamo un Luca Campolunghi completamente diverso rispetto a quello che si era presentato la prima partita l'anno scorso, soprattutto perché in squadra non hai più il trio delle meraviglie. Allora, Luca Campolunghi che sarà, lo vedrete in campo. Ci sono Zacchino e Stakeeper, che sono due bei giocatori, però bisogna vedere come ci troviamo in campo. L'importante è che riusciamo a prendere sti tre punti, perché sono importantissimi. Ragazzi, come ve la sentite? Come vedete questa squadra al primo match? Ma sicuramente è una partita difficilissima. Li vedo belli carichi, so che hanno vinto la finalissima. Noi siamo venuti qua a fare la guerra. Paura di nessuno, rispetto per tutti. Mamma mia! Ma sicuramente sarà una bella partita. Noi abbiamo le nostre carte da giocare, siamo un bel gruppo. Sono più spaventato della mia condizione, nel senso che per me è molto figo rigiocare dopo 10 anni una competizione con così tanta gente. Erano 10 anni anche che non giocavo, quindi è un po' un giorno importante per me, per vedere anche un po' come è andato questo percorso negli ultimi mesi di ripresa. L'unica volta in cui non ti ho intervistato è stata la finalissima, avete perso sempre contro la Lazio. Questa volta invece avete delle persone nuove in squadra. Avete fatto apposta per farci perdere la finalissima in quel modo subdolo. Però sì, abbiamo dei nuovi ragazzi, ci dispiace per quelli che non ci sono più con noi, perché sono stati importantissimi nel percorso. Speriamo che lo possano essere anche nuovi acquisti. Noi siamo carichi, siamo venuti qua per vendicare appunto quel trofeo che non abbiamo portato a casa. Sarete in grado? Siamo una Juventus. Ok. Voi entrate in questa seconda stagione della YouTuber League con un peso enorme che nessuno aveva mai portato prima. Come ci si sente a essere i campioni in carica? Allora, sarò onesto, si sente, soprattutto perché ricominciamo da dove abbiamo finito. Sono sicuro che la Juve ha molta più fame di quanta non ne avesse con noi in finalissima, quindi si sente, ma siamo anche parecchio carichi. Siamo molto 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 carichi. Lo scorso anno ti sei giocato il titolo di MVP con Fratino. Così sembra che giocava nella Juve, invece quest'anno lui se n'è andato nell'Inter. Cambieresti mai squadra per poter spiccare un po' di più? No. A parte per una questione di tifo, comunque sì, Andrea alla Juve, diciamo, era uno in più. Comunque sì, Andrea è interista, quindi reputo anche giusta la scelta, e poi lo ritroverò nel girone, però io non cambierò mai. Cos'hai da dire sulla Juve? Dimmi un po', a te ti lascio carta bianca, dimmi tutto quello che vuoi. Allora, la Juve per me è la squadra più forte. Poi ovviamente c'ha avuto tanti cambi su tutti i Fratino, che è il mio pupillo, lo sanno un po' tutti, e quindi è una novità anche per noi, perché io non ho visto tanti giocatori della Juve. Mi hanno detto che sono molto bravi, compreso il portiere che è fortissimo. Tatino, mister della Juve, quale sarà la formazione titolare? Allora, la formazione non la dirò subito, perché sennò sveliamo poi i misteri, i segreti, anche perché abbiamo qualche piccolo acciacco di qualcuno, però non dirò neanche i nomi, perché sennò sveliamo anche chi ha gli acciacchi e poi dite, eh? Avete capito? Non sveliamo le tattiche noi. Ormai siete già con la vittoria in tasca, no? No, con la vittoria in tasca no, però con la Coppa, per ricordare che comunque partiamo da campioni e vogliamo difendere il trofeo vinto l'anno scorso. Abbiamo sentito i due mister, ma potete trovare anche molto di più sulla conferenza stampa che troverete sulla pagina Instagram della YouTuber League, che se non seguite ancora vi invito a darci un'occhiata.
La responsabilità di difendere i pali in questa stagione subentra bene, in porta c'è con il numero 1 Antonio Istakiper. Il muro della passata stagione con il numero 3 Colpo Gobbo. Il veterano di questa Juve con il numero 4 Kinoshi. Con il numero 6 La Maschera. Una new entry, e che new entry, un veterano di YouTube Italia con il numero 7 Justron. Il 10 erano in due lo scorso anno, è rimasto lui, è rimasto dopo una stagione da doppia cifra per gol e assist. Riparte da lì Pipega. Adesso due senza numero, uno perché è coatto ed è Nico dei Footwork, l'altro perché è umile e oggi è il sostituto di Gelipata, Zaghinho. È il momento del bomber, del capo cannoniere della prima edizione della YouTuber League, dell'Holland bianconero, di Erling Braut Campolunghi, che entra con 9. E c'è il capitano, c'è l'uomo che ha alzato le due finali intermedie lo scorso anno, ma ha dovuto applaudire Gigi poi qui a fine giugno, col 17 Luca Toselli. Adesso entrano i campioni in carica della YouTuber League 2022-2023. Adesso entra la Lazio! Con il numero 1 DC System! Con il numero 3 Giovanni Stramacci! Con il numero 8 ha fatto un golasso in finalissima Giannop! Più infortuni che presenze per Giannop, ma in difesa col 24 c'è il muro Nemos. Una new entry conosciuta alla YouTuber Summer Cup, col 21 Marcello Baldi. Il padrone del centrocampo di tutta la YouTuber League, col 23 Lorenzo Roma. Il 28 Savage. Tocca al bomber, tocca a Valerio Varamo. Doppietta nella finalissima e tanto calcio nel resto della stagione. Col 7 Iaio. E adesso la vedete, c'è la coppa, il capitano della Lazio, il numero 10 Gigi. È un applauso enorme anche per i due condottieri, per le nuove figure introdotte, gli allenatori di Lazio Juventus, Gianluca Mattalini e Tatino, squadre che cominciano ad avviarsi a centrocampo guidate dalla direttore di gara. Io però vorrei subito fare un grande applauso alla Juventus, perché la Juve ha perso la finalissima con la Lazio, eppure è stata molto sportiva, come ci piace sottolineare, applaudendo con questa passerella l'ingresso in campo dei campioni in carica. Gigi saluta il pubblico, chiede a qualcuno di lasciare la coppa, perché adesso bisogna ripartire, bisogna pensare al futuro. Il calcio d'inizio è della Lazio e si parte con quella sensazione di déjà vu, terzo incrocio in meno di 12 mesi su questo campo per Lazio-Juve, ma soprattutto è ricominciata la YouTuber League. L'incontro Zaghinho, controllo non perfetto, c'è Savage a dar fastidio, Maschera che rischia e ricomincia da Istakiper, nuovo portiere bianconero, sostituito Fiani. Vieni Luca, vieni, vieni, vieni Luca! Colpo colpo. Spinza il pallone di Varamo, Campolunghi, controllo, Campolunghi! Campolunghi! Pronti, partenza, Erling Braut Campolunghi, ci dà il via, è tornata la YouTuber League e si riparte da lì, si riparte dal 9, 1-0! Giastron, guarda anche la porta. C'è Pippo! Poi preferisce il tocco su Pipega. 1-2! A cercare Campolunghi. Run di C-System! Giannop, solita zona.
Porta a spasso il pallone, poi dentro per Baldi con campo. Di prima, deviazione, palla in zona Varmo che allunga. Yayo! Instakeeper! Instakeeper! Si iscrive alla YouTuber League! Occhio! Occhio! Oh, wow! A lanciare verso Ron, grande controllo di Ron che guarda anche la porta, Capolunghi vicino, Ron calcia! E pallone fuori, credo di nulla! E quindi pallone verticale, bravo, Varamo col petto, la praticizzare su Savage, ancora Valerio Varamo. Si gira bene con la suola, va dentro Iaio, che palla, che idea, Iaio! Non riesce ad inquadrare la porta, occhio al contatto, non c'è nulla secondo arbitrino. Non c'è nulla secondo arbitrino. Arbitraggio in inglese però, eh. Meraviglioso, un uomo sempre abbastanza discutibile, ragazzi. Arbitro, è rigore quando arbitro fischia. Palla verticale, Capolunghi col controllo, chiuso da due avversari. Poi Giannopra perde Capolunghi! È tornato per davvero! Rieccolo! 2-0! 2-0! Ron. Anche dietro. C'è Luca. A lanciare verso Capolunghi che è sempre una cosa buona. Sponda questa volta. Per Zacchinio arriva che vi pega. Zacchinio esterno. Poi vediamo se va con il sinistro. Bravo, che Ron, esce. Bravissimo Ron. Lorenzo Roma rimanda il 9. Sull'esterno vediamo che inventa. Intanto la deve tenere in campo e può puntare maschera. Insiste il 9. Poi con la punta a toccare su Lorenzo Roma. Pega. In copertura. E poi ad aprire verso Zacchinio che accende il motorino. È partito Zacchinio, suola, punta, Capolunghi! 3-0 Juve! 3-0 Juve! Era in astinenza da gol Capolunghi, perché tre mesi sono troppi, perché saltare una Summer Cup è eccessivo. E allora rieccolo! Mi manda un... a chi manda? Ah, no, ne pensavo a me, questa poi la tagliamo, ho fatto una figura di merda. 3 in barriera. Ha fischiato arbitrino, tocco, Lorenzo Roma, instakeeper e gol di Savage! 1-3, 1-3, rieccolo qui, il graffio bianco-celeste, l'orgoglio capitolino, 1-3, la Lazio rientra in partita. Momento di cambi, vi ricordo che al quarto d'ora del primo tempo e al quarto d'ora del secondo, oltre che all'intervallo, ci sono degli slot per cambiare. Ogni giocatore deve giocare un minimo di 30 minuti per regolamento. Lancio di Gigi, instakeeper, ma occhio al contatto, Iaio furioso, mentre la Juve gioca dalla parte opposta a Capolunghi, ha messo a dormire il pallone Gigi! Direttamente in zona Marconi, Toselli allontana e Pipega mette giù, salta Lorenzo Roma e poi affida a Zacchinio la ripartenza della Juve. Chiuso Zacchinio dal ottimo recupero di Stramacci. Subito già, subito! Torna che Zacchinio resiste! Resiste Stramacci! L'uomo più sexy della YouTuber League! Che entra in campo e si fa sentire! Rieccolo il 3! Con quei capelli al vento! Però la Juve riparte lo stesso. Toselli verticale su Pipega. Pipega, DC System! Che hai preso! Ancora Pipega! E ancora salvataggio! Che parata è! Zacchinio, grande giocata. Capolunghi con l'esterno. Zacchinio col petto. Il campo finisce. Ed è un peccato perché quei due si erano connessi benissimo. E poi è calcio d'angolo. Tattino mi sembra molto più contento assieme a Rubino, formano una bella famiglia. Occhio al secondo pallo, Capolunghi! Capolunghi! 4 volte! Illegale! Semplicemente Luca Capolunghi! O forse dovrei dire Erling Braut Capolunghi! Non c'era il calcio d'angolo, è evidente che non c'era il calcio d'angolo. Non può averla toccata, non c'era. Poi ha detto arbitrino all'assistente, quell'assistente mi sta prendendo in giro arbitrino. Questa ci sta prendendo in giro. Ci sta prendendo in giro, parole fortissime. Approfondiremo ovviamente poi nel post, ma fateci sapere anche qui nei commenti cosa ne pensate. Se voi dalle angolazioni, dalle inquadrature che avete visto, pensate ci fosse o meno l'angolo. Personalmente a me sembrava di no, però ovviamente poi non ho visto, sono qui giù. Sicuramente fa tutta la differenza del mondo perché la Juve segna. Fischia arbitrino. Si allontana Varamo, Lorenzo Roma, instakeeper in due tempi. Mattalini non guarda mentre Tatino è lì a pensare a qualcosa. Pipega, deviazione, gol! Gol del Pipega!
segna in tutti i modi la Juve, 5-1, 5-1, mostra la 10 con la maglia dell'anno scorso, 5-1 Juve. E finisce il primo tempo, risultato che parla chiaro ma non troppo, perché è stata una super partita. La Juve ha semplicemente finalizzato molto di più, la Lazio ha creato comunque tanto. 5-1 è un risultato comunque rotondo. Meriti alla Juve, Lazio che deve restare calma. Sentiamo un po' cosa ne pensano i protagonisti, poi ovviamente torniamo in campo per la ripresa. A questo punto io, Luca, non credo più a una parola che tu mi dirai, perché mi hai detto che entravi, che eri affaticato, che non ce la facevi già durante il riscaldamento. Adesso ti presenti a fine primo tempo con 4 gol segnati senza neanche una goccia di sudore. Come fai? Sono il centravanti della squadra, semplicemente faccio il mio. Se la squadra mi mette nelle condizioni di segnare, io devo cercare di realizzare ogni pallone che mi capita. Iaio, in questo primo tempo ci sono stati diversi scontri con arbitrino. Mi puoi spiegare meglio il tuo punto di vista? Quali sono state le problematiche che hai riscontrato? Allora no, l'arbitro è stato all'altezza. L'unica cosa è che i tocchi in area di rigore, anche leggeri, quando uno sta in corsa, secondo me sono sempre da fischiare. Abbiamo visto anche nell'era VAR che ovviamente vanno a vedere un singolo contatto e quello io stavo andando in porta da solo. Ok, diciamo che la trattenuta c'è stata all'inizio, però è stata molto breve, di lieve intensità. Non adesso. Si è lasciato cadere, secondo me, vista anche la situazione. L'ho letta così perché veramente c'è stato un tocco molto molto breve. Invece per quanto riguarda calcio d'angolo? Per quanto riguarda calcio d'angolo, paradossalmente sarebbe stato molto più facile per me dare un rinvio da parte del portiere, perché avrebbe avuto molti meno problemi. Se non è stato calcio d'angolo, voglio chiedere scusa alla Lazio, però mi è sembrato così. A Gigi scherzosamente ho detto: guarda cosa mi dice l'assistente, perché sono da solo. Non è possibile. I tre di centrocampo loro si stanno muovendo di continuo. Di continuo, Iaio sta fermo là a destra, Simone sta fermo là a sinistra e qua al centro non famo un cazzo. Se volemo muove, lì siamo bloccati, vogliamo cambiare fascia, facciamo qualcosa. Sul campo lungo, io sul calcio d'angolo non posso far cazzo, colpa mia, lo so. Gli errori ci stanno, il passaggio sbagliato di Giannò che va al centro, ci sta. Basta, regà, cioè, stiamo fermi. Tutto pronto per il secondo tempo di Lazio-Juve, 1-5, ma... un grande ma, perché si ricomincia, c'è metà partita e può cambiare tutto. Con calma, Lorenzo, con calma! Ragione. Poi in buca, Paramo, si gira e calcia! Bene, con la punta, bene, palla fuori, ma squillo! Va bene così, con calma, Lori! Pippega, vedi l'incontro... Stata partita, come? Occhio, rinvio sbagliato, c'è Iaio in zona! Iaio, Iaio, chiuso! In modo regolare, ingenuità della Juve e la Lazio vuole rimanere sul pezzo per riaprire la partita. Va a cercare Varamo, colpetto, ammortizza, per Sava, ci sta chi per Varamo! Varamo! 5-2! Déjà vu, gol fotocopia di quello di Savage. Altro nel spinta corta e altro da ben vincente. La Lazio c'è! Al centro Zacchi, Zacchigno, stop per andare di sinistro, torna sul destro, non calcia, poi mette dentro per Pippega alla fine, tanto per cambiare, l'ha rifatto Campolunghi 5 volte. C'è Ron Ron traversa, bravo Ron, si potrebbe riprendere Se cambiamo un po' l'atteggiamento. Insomma, questo quanto ci suggerisce il sex symbol Stramacci. Vediamo un po' se la Lazio risponde presente con Varamo che la difende e si gira, l'insta keeper non è tanto d'accordo con la rimonta della Lazio. Questo ha stufato, ciolo, guarda, Ron, tornate in buca, non si capisce col Campolunghi, chiede scusa a Just Ron, mentre Giannop va a lanciare verso Varamo che la tiene lì a sportellate con colpo combo, è passato Varamo, insta keeper, angolo Juve, primo pallo Campolunghi, si gira, no, io non posso neanche esultare per un gol così, perché non è vero, non può averlo fatto anche in questo modo, sono sei, fai quello che vuoi, 7-2. Poi gira, via, Savage, Lazio riparte, gioca comunque bene, tunnel di Savage a Ron, poi apertura, Lorenzo Roma calcia, e calcia, palo,
non è nemmeno fortunato. Gol! Che è successo? È mano, è calcio di rigore! Calcio di rigore! Dopo il palo, il tocco di mano della maschera che dice era attaccata. Ma mano di chi? Campolunghi dice non è mai mano. La Lazio può andare a meno 4. Tadino non convinto. Ma che mano è? Lorenzo Roma contro Instakeeper. Guarda che gol. Siamo al vetrino. Parte. Lorenzo Roma! Intuisce Instakeeper! Ma non basta! 7-3! La Lazio ancora una volta trova le energie e l'episodio per accorciare. Instakeeper. Comunque la mano non l'ha mai vista. Zacchigno. Controllo così di Zacchigno che saluta Giannop. Si fa vedere in campo lunghi. Zacchigno vuole andare da solo, dici System! Va bene, Zacco, va bene. Lorenzo. Ancora Iaio, vediamo se calcia qualcuno, calcia Iaio e risponde Instakeeper! Abituiamoci! Ripartenza Campolunghi, sponda Pipega, sale a destra come entra anche Toselli, Pipega cambia lato, poi dentro per Campolunghi, che lascia a Toselli! Fuori! Questo gol sarebbe stato in parte anche di Campolunghi per quel velo. Avanzato corto Pipega, scambio, Pipega, dentro il pallone per Nico! Che si aggiunge alla festa! Sono 8-3 Juve! È una Lazio che spesso e volentieri si è scontrata con un muro di nome Instakeeper. Altro anticipo di Zacchigno, grande partita di Zacchigno, che va da solo! Zacchigno, sono 9! Sono 9, la Juve non si ferma più. 9-3. Esce Luca Campolunghi. È una standing ovation. Savage. Mentre è partito il coro, Campolunghi meglio di Haaland. Lorenzo Roma, golasso. No? No, io direi arbitrino, mi sembrava gol. Io sono qui, mi sembrava gol, l'arbitro è lui. Arbitrino fischia tre volte. La Juve esagera e ne fa 9 alla Lazio. Finisce 9-3 la prima partita della YouTuber League 23-24. I campioni in carica cadono contro chi forse lo scorso anno aveva già dimostrato di essere la più forte nel complesso, ma si era poi arresa nella finalissima per merito di una grande Lazio che oggi non è stata grande. Discussioni in campo, episodi dubbi, tanto di cui parlare, ma meriti alla Juve. 3 punti in classifica, 0 per la Lazio. Ora si andrà nell'altro girone ovviamente, ma poi si tornerà in campo qui perché la regola vuole che la perdente della prima partita giochi subito contro quella che non ha ancora giocato, in questo caso l'Inter. Quindi il prossimo impegno sarà nel gruppo A, Inter contro Lazio. Ovviamente vi faremo sapere dove si giocherà e quando, ma adesso post partita con Lasagna e poi chiudiamo. Finisce 9-3 questa prima partita della nuova stagione della YouTuber League per la Juve, che però nonostante questo fantastico risultato c'è qualche sassolino che ti vuoi togliere dalla scarpa. Cos'è successo? No, più che sassolino, diciamo che questa era la partita che dovevamo fare qualche mese fa, no? Probabilmente nella finalissima abbiamo sottovalutato forse un po' di spocchia, no? In alcuni elementi e... Elementi della tua squadra? Della squadra, sì, assolutamente. Oggi è stata un'estate un po' travagliata. Abbiamo cambiato tanti uomini e... Però come si vede, onestamente, siamo tornati carichi, caldissimi, bollenti. Gli elementi nuovi si sono integrati subito bene. Teo, Instakeeper, bravissimi. Anche Zacchigno, super. Ma la realtà dei fatti è che quelli vecchi hanno fatto qualcosa in più. Abbiamo dimostrato che eravamo i migliori nello scorso torneo. Vogliamo dimostrare di essere migliori anche in questo torneo. E onestamente parlando, io sto godendo tanto. Capitano, abbiamo visto una Lazio molto nervosa, molto tesa, quasi controproducente. Cos'è successo? Sì, allora io, per carità, la partita da fuori... ma anche da dentro si è sentita una squadra molto disunita, ma io la colpa maggiore la do alla forma fisica. Cioè loro dopo un quarto d'ora continuavano, noi totalmente spaccati, disuniti in campo. Come squadra no, certo, dopo che prendi gol dopo pochi minuti, ne prendi un altro ancora. Ne prendi 9, diciamo che in campo ci stanno, sono cose da campo e rimangono nel campo, noi comunque rimaniamo un grande gruppo. E adesso vediamo, io l'ho detto, devo difendere la scarpa d'oro, quindi proverò a difenderla con i denti.
punti. Vediamo chi saranno i concorrenti quest'anno. È proprio quello che ti volevo chiedere. Chi saranno i concorrenti quest'anno secondo te per questa scarpa d'oro? Io ho paura di due. Crispo, perché vabbè, bomber del Napoli, il Napoli si è rinforzato, una bella squadra. E quel maledetto di Frattino. Vedrai che Frattino nell'Inter giocherà ancora più offensivo, perché se io faccio tanti gol, lui, siccome siamo una coppia, deve rispondere. Grazie Luca. Non sono piaciuti, ovviamente anche i ragazzi sono coscienti di non aver giocato bene, però se devo trovare una nota positiva, la voglia del secondo tempo, c'è stato un grande instakeeper nel secondo tempo, non sarebbe cambiato il risultato, che è giusto la vittoria della Juventus. Ripartiamo dall'atteggiamento del secondo tempo per lavorare. Che dire, partita quasi perfetta, peccato aver preso quei tre gol, però che dire ragazzi, abbiamo un bomber lì davanti strepitoso e grande compattezza della squadra comunque. Bomber con la divisa viola, perché era gol di tanto così, almeno di tanto così. Era entrato, comunque perdavate 9-4. Cosa è successo questa partita? Raccontami, perché io sono veramente senza parole. Allora, secondo tempo gli episodi sono calcio di rigore per la Lazio per mano di Francesco Maccario. La posizione è congrua, dipende anche dall'utilizzo che fai delle braccia. Lui ha avuto tempo per controllare dopo il rimpallo del palo. Ha scelto la soluzione più comoda, andare col braccio, perché come faccio ad andarci? Vado col braccio. Quindi è andato verso calcio di rigore punibile. Non perché avesse il braccio largo, ma per lo strumento per controllarsi la palla. L'ultimo gol, sempre perché voglio complicarmi la vita, sul 9-3 lo potevo dare, perché da qua si vede. Però io, essendo verso il centrocampo, ho una visuale molto più schiacciata e non avendo la vista completamente dentro, non ho neanche avuto la lucidità di pensare ha fatto due volte traversa, probabilmente è entrata. E quindi raga, sul momento io non l'ho proprio vista dentro, cioè con la visuale frontale è praticamente impossibile decidere se una palla è dentro o fuori. Quindi signori, rieccomi qua per salutarvi, per ringraziarvi di aver seguito questo video, soltanto il primo della nuova stagione, ne usciranno altri 14, quindi sarà tanta tanta roba. Io mi scuso che non ho più voce, stavo non al 100% già prima della partita e Campolunghi ne ha pure fatti 6, ma va bene lo stesso. Seguiteci su Instagram sia a livello personale che di YouTuber League e noi ovviamente ci vediamo con la prossima partita a Milano, giovedì 19 ottobre, Cimiano Calcio, dalle 15 in poi, Milan-Roma, parte il gruppo B. Ciao!